Buongiorno, buon fine settimana, primo fine settimana ovviamente di Quaresima, di Pasqua, risurrezione di Cristo. Sabato 3 aprile 2021, quasi le 10 minuti alle 11 quando sto registrando questo video. Ma prima di parlare di appunto di cosa discuteremo in questa clip, volevo specificare che io capisco chi magari mi ha scritto recentemente che vorrebbe vedere l'inquadratura verso il computer, ma con la webcam del computer è un po' complicato. Col telefono si potrebbe anche fare, ma diciamo, lo sapete, il mio forte è un po' espormi nel parlare. Poi ecco. Vedete, cambio di look, insomma, ho fatto in casa con la zona rossa, i parrucchieri, i barbieri chiusi. Bene, ma veniamo al nocciolo della questione. Parliamo di Serie B, Lecce Salernitana, la squadra nostra, pugliese, Salentina, continua la striscia di vittorie e vince per 2-0 tra le mura amiche del Via del Mare, come vedete anche dall'immagine di videocopertina, per 2-0, una rete per tempo, pettinare al 44esimo, Cristian Maggio al 72esimo. Non sono bastati alla Salernitana i cambi per tentare un recupero, anche se per gli ospiti c'è stata anche l'espulsione di Bogdan, bookmaker che davano favoriti, seppur con una buona quota, il Lecce al rialzo sull'1,70. Ma andiamo a dare uno sguardo quindi alla classifica. Come vedo qui, il nostro caro Lecce è secondo a 55, che primo e secondo posto, sapete, vuol dire promozione diretta. La Salernitana è quarta con gli stessi punti del Monza a 51, quindi più 4 sul terzo posto, che invece vuol dire playoff. Un Lecce sembra qui dalla grafica che continua la sua striscia positiva esclusivamente di vittorie. Lecce che ha al suo attivo 14 vittorie, 13 pareggi e 4 sconfitte. Quindi, che dire? Vorrà dire che in queste ultime 7 partite ovviamente sono tutte finali, cercando di mantenere un discreto distacco di vantaggio su Monza, Salernitana, insomma. Certo, l'Empoli è un po' più lanciato, primo a 59 punti, anche se deve giocare, l'Empoli lo farà tra 2 giorni Empoli-Chievo. Bene, oltre a dire questo, volevo, approfittando sempre dell'occasione, andare a dire che la Serie B tornerà in campo appunto nel lunedì dell'Angelo, lunedì di Pasquetta, e Lecce si recherà sul campo del Pisa che occupa al momento la posizione numero 11 a 40 punti, anche se nell'ultimo risultato viene da una sconfitta, un KO, quindi insomma attenzione per il Lecce, mentre sempre vedendo le prossime partite. Il Monza, che è una diretta concorrente rispetto al Lecce, affronterà in casa il Pescara, che anche se ha vinto nell'ultima giornata non gode di una buona situazione, infatti lotta
provare quantomeno a raggiungere i playout, e la Salernitana invece, appunto, sconfitta dai Salentini, come lo stesso il Monza in casa contro il Frosinone, che è tredicesimo a quota 39 punti. Quindi speriamo ovviamente che il Lecce possa riuscire a fare il suo ritorno in Serie A. Ora, insomma, se non si ha il dato alla mano, non si ricorda bene il dato, ma comunque si presume che sia già qualche annetto che Lecce non faccia la Serie A. Bene, quindi è tutto per questa occasione. Io vi saluto, vi do i miei più cari e affettuosi auguri di Pasqua, sperando che il tempo anche ci accompagni serenamente in queste giornate, anche se insomma serenamente siamo pur sempre in zona rossa. Va bene, io vi saluto, quindi noi ci vediamo alla prossima occasione. Buon fine settimana di Pasqua e Risurrezione. Quindi alla prossima. Ciao, Fract, ciao.